Adesso possiamo vedere, passiamo alla visione a colori, vediamo un'intervista bellissima sulla versione integrale con Marcello Mastroianni. Marcello Mastroianni è una persona amabilissima, voleva bene ai giornalisti, però poi non è che no, raccontasse più di più. No, ma si concedeva raramente alla televisione. La televisione ah, sì, assolutamente no. Hai parlato della carta stampata. Mi ha fatto un favore personale. Tu Marcello, scusa, non fai mai la televisione, vieni per favore, almeno una volta. Ma che devo fare? Fai quello che vuoi, ti faccio vedere le foto di due partners, famosi due partners, e tu dici quello che vuoi. E si diverti tanto. Allora, prima di arrivare al punto in cui appunto Pippo propone immagini delle compagne di lavoro, anche compagne di vita in alcuni casi, vediamo quella parte lì, perché è veramente abbastanza sorprendente. E lui è sorpreso, ma finge di essere sorpreso. Parliamo di donne. Vabbè, parliamo. Ma no, un giudizio, una parola sola sul mio di questa donna. Ti faccio vedere un po' di foto, tutte le tue compagne d'arte, e tu devi dare un commento, se ti va bene sulla parola. No, 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 una parola. 120 figli. Lo so, dico, appunto, lo so tante donne. No, Brigitte Bardot. Ecco, più intelligente di quanto si sospetti. Ursula Andress. Adorabile. Ursula Andress, adesso arriverà, eccolo lì. Adorabile. Sì, un'amica squisita. E Faye Dunaway? Beh, è interessante. Interessante. Sì, sì. Gina Lollobrigida. Ciociara, simpatica. Sofia Loren. Beh, Sofia è la mia passione, mio amore, lo sanno tutti, insomma. Come? Io, sì, dico, se, il mio amore nel senso proprio più generoso della parola, meno interessato come credete voi. Saresti andato in galera con lei? Gli ho fatto un telegramma dal Brasile dove stava lavorando e gli ho detto Sofia mia, come siamo finiti? Tu in galera a Caserta, io in Paraguay, perché non ho il permesso per lavorare in Brasile, poi un migrante mi hanno cacciato via, poi sono tornato. E qualche volta ho detto, Sofia e io siamo come Stanley Olio, perché abbiamo fatto una decina di film assieme. Certo. Cioè, non sta di ora. Lucia Bosetta. Beh, squisitissimo. Anita Ekberg. La luna. Come la luna? Anita, la luna è un'immagine lunare. Naturale, insomma, no? Nel senso di eccezionalità. Claudia Cardinale. Solare. Beh, il sole. Una lunare e l'altra solare. Claudia, sì. Claudia è il sole proprio. Jean Moreau. Misteriosa, una geisha. Misteriosa? Sì. Monica Vitti. Beh, è bella come Carola, niente da dire. Bella? Come Carola. Come Carola, bella. No, ancora c'è niente. Ornella Muti. Beh, occhi che fanno paura, eh. È vero, eh. Sì, occhi pericolosi. Solo gli occhi? Beh, a me sembra la cosa più eccezionale quella era, no? Sì. È mica facile avere due occhi così, ce l'avessi io, ma sai il figlio che avrei fatto. basta, mi prendo una scena. No, Laura Antonelli. Laura Antonelli. L'Italia proprio. Bertosa. E per chiudere l'ultima, Sonia Braga, con la quale appunto hai girato in Brasile. È una bozza nera curiosa, molto interessante. Una bozza nera. E questo, come probabilmente avevate concordato che gli avreste fatto vedere le foto. No, raccontaci. No, i nomi non li hai detto. No, a sorpresa. E quindi è ancora più apprezzabile la prontezza con la quale poi Mastroianni ha trovato per ognuna di queste sue partner di lavoro. Marcello ha fatto una cosa bellissima, stasera faremo un omaggio ad Armando Trovajoli, che è stato protagonista di una delle più belle cose che ci sono state scritte in teatro, Ciao Rudy. Ciao Rudy è la storia di Valentino, di Rodolfo Valentino, che partì da Castellaneta per poi arrivare in America e diventare il tipo
grande del mondo del cinema. E lì Galileo e Giovannini scrissero una commedia musicale con delle musiche di Armando Trovajoli eccezionali. Purtroppo le rappresentazioni sono fatte soltanto per un mese, ma è un peccato perché secondo me Trovajoli in quell'occasione scrisse un commento, una musica degna del grande Leonard Bernstein. Se fossero andati in America avrebbero sfondato. Durò poco, un mese soltanto.